il capitano della Roma, Daniele De Rossi. C'erano tanti altri giocatori importanti, affascinanti, c'era Batistuta, eccetera, eccetera, ma lui lo guardavo in maniera particolare. Poi fortunatamente ho smesso, perché quella cosa poi è passata, è diventato un compagno di squadra, un amico. Perché pensavo pure male se mi guardava. Sì, troppo. Era un po', sì, un po' molesto. E all'inizio è tipo sogno, tipo già per dove sei, perché stai giocando con la prima squadra della Roma, già perché stai vicino a uno che sta facendo quello che vorresti fare tu. Poi dopo passa e raccontarlo adesso fa ancora più effetto, insomma, quando ha smesso, certo. Quando voi parlate di quella giornata io lì. Io ho usato l'iperbole una cinquantina d'anni, ma sono tanti anni in realtà. sono passati tanti anni da quello. Già si notava quando era in primavera, perché noi quando eravamo in ritiro con la prima squadra, il sabato andavamo a vedere le partite che giocavano lì a Trigoria. Perciò già si parlava di Daniele, di altri giocatori che avevano grandi prospettive. Certo, lui era un po' sopra le righe, si parlava di più degli altri. E niente, andavamo a vederlo e diciamo già si vedeva che aveva un grande futuro. Un futuro roseo, un futuro da capitano, un futuro che ha fatto quello che ho fatto io, diciamo, perciò cosa provi adesso? Mi ha aiutato in una parte della carriera a camminare insieme. Certo. Quando adesso dalla tribuna guardi la Roma e vedi la fascia del capitano all'inizio della partita, magari una partita di Champions. No, sinceramente, giusto ultimamente guardavo la fascia del capitano perché hanno fatto la multa per 3 domeniche in seguito, che non si metteva quella della Lega. No, però penso che in questo contesto era l'unico veramente che potesse indossarla. E, come ho detto prima, abbiamo camminato insieme per tanti anni, perciò giustamente era lui il mio successore. Sì. E com'è la porta, da quel punto di vista, scusami, no? Sì, però sì, detto bene, anche perché non so più che dire. Ma è stata un'eredità leggerissima proprio da pesare. Ogni partita il coro è un capitano e tu ti giri, non stanno dicendo a te. Diciamo che... E lui si sentiva un po' in difetto quando questo accadeva, no, che siete in giro insieme magari. Ho detto pure a lui, cioè un po' mi dispiace perché poi alla fine, cioè io sono un ex capitano, cioè mi identifico con quello, però alla fine adesso col fatto che ha smesso è giusto che il capitano sia lui. Però... quando vai fuori dico, capitano, c'è Daniele, che bello, capitano. C'è la gente che ogni tanto mi dice, ma anche tu sei bravo, anche tu sei bravo. Ma io sto tranquillo, non ho particolari problemi o gelosie, insomma, già essere il capitano della Roma è una cosa, è una grande responsabilità. Anche perché diciamo che stavo sempre il capitano futuro, perciò quello è soprannome. Farlo dopo di lui è stato un onore sicuramente, ma un bel peso che sento, insomma, poi non è che... Non ci dormo la notte, però è un peso, una responsabilità importante. Daniele, che cosa ha lasciato nello spogliatoio, Francesco? Ho portato via tutto. Ho portato via tutto. Tutto. Calzini, scarpette, tutto. Sì, non ho lasciato niente. Calzini sporchi.